Questo è il volto di un assassino. Appartiene a una delle specie che compongono un grande gruppo. Quello dei rapaci, che spadroneggiano nei cieli. Hanno sfidato il calcolo sfavorevole delle probabilità, trovando sempre il modo di sopravvivere. Quest'uomo è deciso a imparare tutto su di loro. Avvoltoi, aquile, falchi, rapaci. Feroci mostri della natura. Lo stemma di famiglia di Fergus Billy sfoggia un grifone, metà leone e metà aquila. E questi sono i suoi uccelli. I leoni del cielo. È una passione che ha nel sangue fin da ragazzo. Sono stati loro, i rapaci, il segno distintivo della sua vita. Per me questa aquila reale è una delle creature più fantastiche della Terra. Appartiene al gruppo di specie che usano le zampe per cacciare la preda. Sono armi assolutamente favolose. Questo artiglio misura la metà del mio dito, ma è una morsa terribile. Se adesso decidesse di stringere, il mio sangue si bloccherebbe. Il suo becco è altrettanto impressionante ed è concepito per lacerare e strappare. Potrebbe facilmente trapassare la mia mano. Ma come sono diventate così fantastiche e perfettamente adattate queste creature? Quando e come la loro evoluzione ha preso una via diversa da quella degli altri uccelli? Questo filmato cerca di ripercorrere la strada che li ha condotti a divenire i dominatori dei cieli. Tra la Scozia e la Norvegia emerge un pugno di verdi isole rocciose, conosciute come Shetlands. Migliaia di uccelli abitano queste isole. La nostra storia comincia qui. Con lo stercorario maggiore, reminiscenza di ciò che una volta erano tutti gli uccelli marini. Rapaci. Ma come la maggior parte dei volatili che vivono sul mare, ha le zampe palmate. Un bel problema per un predatore. Lo stercorario maggiore è un pirata, un razziatore, un opportunista pronto a rapinare la preda altrui e a depredare i nidi. Quando arriva la primavera, migliaia di pulcinella di mare tornano alle Shetland per accoppiarsi fra queste scarpate. Il pulcinella di mare sembra una preda ordinata su misura per lo stercorario maggiore. Cerca di ghermire la sua vittima al volo, ma non è attrezzato per questo. Indubbiamente non è facile afferrare e trattenere una preda usando solo il becco. Catturare i pulcinella a terra è molto più facile perché nidificano in una buca. Al suolo, lo stercorario maggiore soverchia senza difficoltà il piccolo uccello. È goffo, ma micidiale.
Naturalmente, la fortuna dello stercorario maggiore è che qui c'è preda ovunque. L'arcipelago trabocca di uccelli marini, ma c'è anche un concorrente, il mugnaiaccio. Come lo stercorario maggiore, è un opportunista dalle zampe palmate che punta ai vulnerabili pulcinella. Ed è afflitto dallo stesso problema, la mancanza di strumenti adatti. Il becco non è sufficiente ad afferrare e uccidere la preda in volo, e neanche le zampe palmate. Ma la scarsa efficienza di entrambi viene compensata da una instancabile tenacia. Più di 50 milioni di anni fa, la maggior parte degli uccelli marini predatori cacciava così. Ma poi salirono un gradino fondamentale nella scala dell'evoluzione. Le zampe artigliate per trattenere la preda, segno distintivo dei rapaci. Nessuna preda è troppo piccola per gli implacabili artigli delle specie di questa grande famiglia. Il falco pescatore li usa esclusivamente per pescare. In Australia anche il nibbio bramino si rifornisce di cibo in acqua. Il nibbio bramino si nutre solo di pesci piccoli. Ma con un rapace desideroso di prede più grandi che si dimenano e combattono, il compito si presenta più difficile. Ha bisogno di artigli di queste dimensioni per assolvere il compito. E l'aquila di mare li ha. Spesso cena con velenosissimi serpenti marini lunghi alcuni metri. Il morso di un serpente come questo ucciderebbe un uomo di 90 kg. Ma gli artigli dell'aquila sono protetti da scaglie impenetrabili per i denti del rettile. Il becco a uncino strappa la carne, mentre gli artigli bloccano la vittima. Ma le aquile di mare usano gli artigli per un'altra funzione importante. Questa coppia volteggia nel cielo. Gli artigli servono per combattere, corteggiare, intrecciare danze d'amore.
L'ambiente ha dato la forma a questi preziosi strumenti come una mola ad una chiave, la chiave della sopravvivenza. Le immani vastità africane racchiudono in un unico scenario la vita di predatori e prede. La sopravvivenza significa adattamento. Qui si devono fare i conti con alcuni tra gli esseri più micidiali del creato. C'è un rapace che, nonostante la minaccia del loro veleno, predilige i serpenti come cibo. Questo pennuto, che somiglia a una cicogna, con un'apertura alare di più di 3 metri, si chiama uccello segretario. Deve il suo nome alle 20 penne che ha sul collo, simili a quelle che un secolo fa gli impiegati usavano appoggiare dietro le orecchie. Ma questo animale, dalle zampe eleganti, è un assassino e le sue vittime sono i serpenti. Mentre i rapaci sono per la maggior parte creature del cielo, il segretario imperversa nella savana, percorrendo oltre 35 chilometri al giorno. 7 lunghe ore di cammino nel caldo soffocante alla ricerca della sua ghiottoneria preferita, i serpenti. Ma non sono le sue lunghe marce che rendono insolito questo uccello d'alta quota, è il modo in cui usa le zampe artigliate per uccidere. È una mortale sfida danzante. Volevo vedere esattamente come uccidevano con quelle zampe e decisi di servirmi di un segretario femmina domesticata di nome Madeleine. Ora la metterò alla prova. La condurrò a una missione di caccia con questo serpente. Le do qualche pezzo di cibo per indurla a seguirmi. È sorprendentemente veloce. Cammina per molti chilometri ogni giorno girando in tondo. Le sue zampe sono strutturate per la box. È un uccello boxer. E ve lo proverò mostrandovi cosa accade se un serpente esce dalla macchia. Come on, Madeleine, come on. Se ne incontrasse uno vero in Africa, sarebbe capacissima di ucciderlo. Le offro questo di gomma. Non è certo frequente vedere uccidere un serpente da un uccello in questa maniera. Come on, Madeleine, kill that snake, kill that snake. Uy, look at that. Amazing. La ragione per cui la incito è che se non lo facessi probabilmente mi attaccherebbe, quindi è meglio che continui a farlo. Ora il serpente si alza. È come se una scossa elettrica mi colpisse il braccio, è potentissima. La cosa che mi intriga di più è che questo animale si è evoluto per milioni di anni in un essere specializzato nell'uccidere serpenti. Ok. Ehi, 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 get down, get down. Go on, get down, here. Here. Here, come on. È di nuovo nella voliera e mi sento più tranquillo. Non si sa mai con un essere così. Ha colpito sempre la nuca del serpente a ogni colpo. Mi piacerebbe vedere esattamente come fa. Per scoprirlo, abbiamo sistemato una macchina fotografica ad alta velocità davanti al serpente di gomma. E poi abbiamo liberato Madeleine. Di nuovo ha colpito il serpente ogni volta nello stesso punto. Lo ha letteralmente picchiato a morte.
Le zanne sono un'arma spuntata di fronte a un boxer di questa forza. E c'è un altro rapace dalle zampe lunghe che applica una variazione alla danza di morte del segretario. I polibori pattugliano i boschi e le savane africane. Spesso vanno a caccia di nidi per divorare i pulcini. Ma questo adotta una strategia diversa. Cerca la sua preda fra gli anfratti di una parete rocciosa. Questa coppia di polibori ci sbalordiscono. Rompono qualsiasi regola. Non avevamo idea di cosa cercassero intrufolandosi nelle fenditure della roccia. È stato solo dopo aver individuato il loro nido che abbiamo scoperto il loro obiettivo: pipistrelli. Evidentemente è un uccello che può mangiare qualunque cosa trovi. Come riuscisse a procurarsi il cibo era un mistero che andava assolutamente scoperto. È un uccello piuttosto eccentrico, pazzo quanto il segretario. Guardate, vi mostrerò quanto è bravo ad arrampicarsi sugli alberi. Vedete con quanta facilità resta attaccato? Lo sostengono le ali. È un animale tenebroso, l'unico nel mondo degli uccelli da preda ad avere una passione per le fenditure. Vola di ramo in ramo alla ricerca di buchi, anfratti e crepe. Più di tutto ama i buchi. Ecco perché ha potuto aggiungere i pipistrelli alla sua dieta. Per lui non è un problema restare a testa in giù. In natura depredano spesso i nidi usando questa tecnica per raggiungerli. Jimmy, come qui. Good boy. Forse sono pazzo, ma ho costruito questo tronco speciale. C'è una parte mobile. Togliendo questa parte, si può vedere cosa accade quando le zampe artigliate si infilano nel buco. E in un buco come questo, che alcune specie africane nidificano, il cacciatore si arrampica fino qui, guarda se dentro c'è qualcosa di interessante e se lo vede ci infila dentro una zampa. Ma c'è una tecnica ancora più straordinaria. Prende il cibo dalla mia mano. Guardate. Jimmy, what's this? What's this? Guardate come afferra il boccone dalle mie dita. Osservate come setaccia tutto lo spazio alla ricerca di qualcosa da mangiare. È incredibilmente snodato. Le zampe agiscono indipendentemente l'una dall'altra. Non si riesce a capire quanto siano lunghe le sue zampe, se non osservandolo quando esplora l'interno del tronco. È incredibile. Può arrivare a protendersi quasi per mezzo metro. Ha un becco possente ed è molto preciso. Con queste zampe indipendenti, il poliboro ha risolto un grande problema.
ma la natura ne pone altri che sembrano irrisolubili. Questo uovo di struzzo, un pacco regalo da 1,5 kg di proteine nobili, rappresenta un vero enigma per questi giovani leoni. Sembra che non riescano a risolvere il problema. Un boccone così prelibato richiede cervello. Un cervello di rapace. L'avvoltoio degli Egizi, o capo vaccaio, potrebbe essere definito l'Einstein degli uccelli. Tornato in Inghilterra, ne trovai uno addomesticato, per vedere come se la cavava con un uovo dal guscio duro come quello di una noce di cocco. Questo giovane uccello è nato in cattività e non ha mai visto un uovo di struzzo. Saprà cosa fare se gliene metto uno davanti in mezzo a una manciata di sassi? Quale sceglierai per rompere questo guscio? Evidentemente c'è stato un avvoltoio degli Egizi che milioni di anni fa ha pensato: perché non usare un sasso? E ha funzionato. Wonderful! You're a star. That was very, very good. Try that again. Lovely shot. Well done. The thing is that this bird ha un becco fortissimo. Vedete come entra nell'uovo? È un attrezzo perfettamente adatto allo scopo. Yeah, keep going. Ora l'aiuto, se lo merita, è così bravo. Osservate come lavora il becco. È strutturato per questo. Così sottile. Colpisce, rompe e strappa. Ecco, finalmente è riuscito a fare un buco. E gusta il premio della sua fatica. L'avvoltoio degli Egizi usa una pietra per aprire l'uovo e il becco per completare il lavoro. Per molti rapaci, avere il becco adatto è la cosa fondamentale. E ciò appare evidente più che in qualsiasi altro posto nelle pianure africane, dove gli avvoltoi pattugliano i cieli. Sono dei necrofagi. Banchettano alla tavola della morte. Le grandi mandrie della savana imbandiscono di continuo questa macabra tavola. Tonnellate di carne racchiusa in granitici involucri. Su ci sono becchi per macellare ogni tipo di animale. Ciascun avvoltoio ha la sua specialità. Alcune parti si rivelano impenetrabili. Questi avvoltoi dal dorso bianco e questi grifoni non possono perforarle. Ci vogliono becchi più grandi e più forti. E stanno arrivando.
L'avvoltoio orecchiuto è dotato del becco più potente che esista tra i rapaci. Penetra come burro lo spesso mantello del facocero. Ora il dorso bianco può ingurgitare più di mezzo chilo di cibo al minuto. Anche se può sembrare una forma di collaborazione fra specie diverse, non è così. Molto più spesso le carogne sono già state aperte dai predatori più grossi della savana e agli avvoltoi rimangono i loro resti. Ma ci sono rapaci che praticano una vera forma di collaborazione, operando in gruppi familiari per facilitare la cattura delle prede. Negli aridi deserti del sud-ovest americano le prede sono scarse. La cooperazione diventa indispensabile e le poiane di Harris lavorano insieme. Al primo segnale di pericolo, il coniglio scatta. Ma non ha un nemico solo da affrontare, ne ha molti. E tutti molto esperti in questo gioco. Se la preda si lascia spingere allo scoperto, è solo questione di tempo. Il lavoro di squadra funziona seguendo un rigido ordine di beccate. Gli artigli e i becchi rendono i rapaci temibilissimi cacciatori. La poiana di Harris è il migliore fra loro. Il girifalco domina i cieli nuvolosi. Il suo territorio spazia nella steppa nordamericana. Quasi nulla sfugge al suo occhio vigile. Scandaglia questa regione parecchie volte al giorno alla ricerca del suo cibo preferito. Il grasso tetraone. Sorvolando il suo dominio, aspetta un segno, un movimento fuggevole. Il tetraone si affida all'erba alta per protezione e cibo. Ma prima o poi deve muoversi. Sembra che il suo coraggio stimoli il coraggio degli altri, e questo offre un bersaglio per il falco. Il goffo tetraone si appiattisce al suolo, sperando di tenersi nascosto. Ma il falco può picchiare a 150 km l'ora e usa il suo corpo come un'arma. Tramortito, ma ancora vivo, il tetraone cerca di scappare. Ma il falco ha appena cominciato
e la sua preda non ha scampo. Per un momento, cacciatore e preda sembrano alla pari. Ma ormai il predatore ha agganciato la sua vittima e sta solo giocando con lei, in attesa che il suo scarso rifornimento di energie si esaurisca. Il girifalco mette in campo velocità e resistenza, una micidiale combinazione difficile da battere. Sono i padroni del cielo, i maghi dell'aria. La loro potenza è formidabile. Ma quanto esattamente? Fin dove arriva la loro resistenza? Quali sono i loro limiti? Il solo modo per scoprirlo è sottoporli alla lente della scienza. Un tunnel capace di sviluppare un vento di 350 km all'ora. Anche usando la metà della sua potenza, l'effetto è quello di un uragano. Il tunnel può contenere solo uccelli piccoli, perciò abbiamo studiato uno smeriglio. Lo smeriglio, un uccellino da un etto e mezzo, è un girifalco in miniatura. Studieremo le sue reazioni sotto un vento potente. La pressione sul piccolo falco è notevole, ma è strutturato per sopportarla. Ha una stupenda linea aerodinamica. Questo è un vento di 100 km all'ora, ma sebbene io stia in pena per lui, le sue lunghe ali sottili lo fendono come burro. Lo smeriglio è un prodigio dell'aria, una meraviglia dell'evoluzione aerodinamica. Non si arruffa neanche una piuma, mentre il falchetto si tuffa nelle fauci del vento. Vola da 5 minuti, pesiamolo. In quel momento il suo peso era di circa 140 grammi e aveva battuto le ali 7 volte al secondo per 5 massacranti minuti. Una straordinaria prova di resistenza. Ha bruciato tutte le sue riserve di energia, come un motore sottoposto a una prova eccezionale. E come ogni prestazione eccezionale, ha richiesto ingenti quantità di carburante. Ecco perché lo sto nutrendo. I falchi hanno sempre bisogno di molto carburante e in natura devono uccidere spesso per rifornirsi. Nessun uccello uccide più rapidamente di un grande cugino dello smeriglio, il famoso falco pellegrino. Il pellegrino si aggira nei cieli al largo delle coste della Cornovaglia, nell'Inghilterra sud-occidentale. Una delle vecchie immagini rimaste impresse nel cervello di Fergus è un angolo di paradiso in cui generazioni di pellegrini nidificano da 100 anni e forse più. La baia è larga poco più di 15 km e ne dista circa 15 da qui, in quella direzione. Io la chiamo la casa dei miei uccelli. Ci sono un paio di nidi là dietro. È una passeggiata lunga, ma vi garantisco che ne vale la pena. Questi giovani pellegrini hanno appena messo le piume, ma fra breve diventeranno gli animali più veloci che si conoscano. Quello sta ancora allenando le sue ali. Si forma i muscoli indispensabili ad uccidere gli altri uccelli in volo.
Questo comportamento giocoso è una rappresentazione anticipatrice delle battaglie che verranno. Strutturati per la velocità, sono proiettili viventi che devono imparare a controllare la loro potenza. La loro vita dipende dalla capacità di attuare complicate manovre per schivare, picchiare, dirigere gli artigli sull'obiettivo. Abbiamo sempre sognato di volare come loro, librandoci nell'aria senza sforzo. E abbiamo passato secoli a tentare di realizzare questo sogno. Ora possiamo volare più veloci del suono, ma non possiamo ancora eguagliare ciò che fa il pellegrino con un batter d'ali. Picchiare a 300 km all'ora. Virare in punta d'ala, con prestazioni fisiche che ucciderebbero il più esperto pilota umano. Quando il falco arresta la sua vertiginosa picchiata, sopporta una pressione gravitazionale che prosciugherebbe l'ossigeno dal cervello di un pilota da caccia, causandogli un collasso. Come evitate il collasso? Dovreste essere schiacciati sul sedile. Volo da molto tempo e sono abituato alla gravità. La tuta protegge, ma quando si sopportano 7G, allora, insomma, è piuttosto dura. Che cosa vuol dire 7G? Sulla Terra sopportiamo normalmente 1G. Quando me ne piombano addosso 7, aumento di 7 volte il mio peso consueto. Per un pilota che esce da una picchiata a forte inclinazione, sollevare un braccio vuol dire sollevare un peso di circa 50 kg. Il corpo viene schiacciato improvvisamente sul sedile. Il pilota tende i muscoli per lottare contro la forza di gravità. Quando va su in verticale verso le nuvole, si sente proiettato indietro. Sì, la pressione è pesante. Ormai sono abituato dopo tanti anni, ma all'inizio non era facile sopportarla a lungo. Come ci è riuscito? Ci sono degli esercizi appositi, bisogna rafforzare i muscoli delle gambe e dell'addome e poi abbiamo questa tuta che ci protegge. Il problema più grosso è che il sangue affluisce verso gli arti inferiori e subito dopo si ha un collasso, il cervello rimane privo di sangue. La tuta si gonfia sotto la pressione e si serra intorno ai muscoli delle gambe forzando il sangue a tornare verso l'addome. Poi si comprime questa camera d'aria che lo manda fino al cuore perché possa pomparlo di nuovo al cervello. Gli esseri umani hanno bisogno di un lungo allenamento e di tecnologia avanzata per sopravvivere alle difficoltà del volo estremo. Ma il falco pellegrino può sostenere il doppio dello stress che ucciderebbe il pilota umano più esperto e meglio allenato. I loro poteri restano in gran parte inspiegabili per la scienza. E anche se non potremo mai uguagliare le loro capacità, resteranno per sempre un modello a cui aspirare. Ma ci sono altri rapaci alle cui abilità possiamo avvicinarci. Questo jet si libra nell'aria, ma può compiere solo piccoli spostamenti. Non così il gheppio. Lui si libra per cacciare. Il gheppio ha preso posizione davanti a una scogliera. È a caccia di arvicole, la preda più piccola che ci sia. Nascosta fra l'erba alta, la furba arvicola è molto guardinga. Come fa il falco a sapere da dove cominciare a cercarla? Il predatore galleggia nel vento in attesa di un segnale inavvertibile per gli esseri umani. Ha
Ha un'arma segreta, una specie di radar ad alta tecnologia. Incrocia sulle colline, finché non scorge la minima variazione di colore in mezzo all'erba. Eccola. Una macchia di luce ultravioletta prodotta dall'urina di una famiglia di arvicole. Presto o tardi, questo minuscolo roditore dovrà pur spostarsi. L'erba si muoverà. E il gheppio avrà il segnale che aspettava. Dove i gheppi navigano i venti, un altro predatore si insinua negli stretti sentieri della foresta. L'astore è specializzato nella caccia a terra sotto le chiome degli alberi, dove le prede sono piccole e veloci. Ma come può un uccello con un'apertura alare di 1,5 metri destreggiarsi in mezzo a tutti questi alberi? Un bosco come questo è pieno di cibo. Ci sono scoiattoli a terra e uccelli sulle cime degli alberi. Ma volare in mezzo a tutta questa vegetazione è un'impresa veramente ardua. Ci sono specie come quella a cui appartiene questo astore, strutturate per cacciare proprio qui. Hanno un'abilità del diavolo a muoversi nel sottobosco. Volevo scoprire come potevano volare anche in mezzo alla vegetazione più fitta. L'esperto di falchi Mike Tucker e io decidemmo di costruire un ostacolo artificiale per mettere alla prova l'astore. Speriamo che non possa passare tra le canne e che sia obbligata a seguire il percorso. Ha attraversato la barriera come un proiettile. Solo nella proiezione al rallentatore si può ammirare la sua straordinaria agilità. Evidentemente l'ostacolo era troppo facile. Quindi aumentammo le difficoltà, costruendone un altro con una vecchia rete. Formo un buco nella rete per vedere se ci passa attraverso. È un buco veramente piccolo per lui. Questa è l'ultima parte del test. L'abbiamo vista andare a zigzag tra le canne. Ora vogliamo vedere se passa attraverso il buco. You ready, Mike? Yeah. Okay, let's go for it. Go on. Wonderful. Ora guardiamo come si regola con le sue ali di 1,5 metri di apertura. Il tempismo con cui le restringe è impressionante. Capace di ripiegarle verso il corpo in modo da poter passare attraverso passaggi molto stretti.
Melastore può volare così bene in una foresta intricata, sorprendendo le prede che si credono al sicuro. Manovrando tra gli alberi, questa freccia vivente conta proprio sul fattore sorpresa, oltre che sulla velocità. Usando artigli, becchi e ali, la natura ha foggiato un formidabile predatore, acrobata e abilissimo nella ricerca della preda. Un complesso di talenti che lo rendono invincibile. Qui, fra le montagne e le brughiere della Scozia settentrionale, c'è un uccello che incarna le migliori caratteristiche dei grandi rapaci. L'aquila reale ha un becco capace di tagliare la carne come una lama e zampe dagli artigli possenti che possono frantumare le teste delle sue vittime. Eppure, combatte una lotta dall'esito incerto per sopravvivere al progressivo ridursi delle sue prede naturali. Non riesco a vedere un solo mammifero in tutta la zona, anche usando il cannocchiale. Ma le aquile hanno una vista molto superiore a quella umana e possono scorgere la preda anche qui. In inverno queste alture sono spesso coperte di neve, ma la neve può andare e venire in un paio di giorni. E questo può essere pericoloso per la lepre di montagna. Mimetizzando i corpi con il colore della stagione, questa coppia gioca nel bianco paesaggio. Si immobilizzano quando vedono sfrecciare nel cielo l'affamato rapace. Ma quando non c'è la protezione della neve, spiccano crudelmente sulle brune colline. L'aquila ne individua uno. Se la lepre evita il primo assalto, conquista una chance di sfuggire al suo destino. Una delle due sopravvive. Sembra che l'aquila sia al vertice dell'evoluzione dei rapaci, ma non è una posizione comoda. È il livello più alto dell'eterna danza tra il cacciatore e la preda. Una storia di equilibri. Equilibri che gli esseri umani stanno rapidamente cambiando. Tutti gli ambienti che abbiamo visto nel corso del documentario vengono sempre più ridotti dall'invadenza umana. Praterie, giungle e deserti. Come evolveranno le specie esistenti?
Quali nuovi tipi di rapaci appariranno? Quali nuove strategie adotteranno per sopravvivere? Oggi vediamo uno tra i rapaci più grandi e opportunisti sopravvivere tra i grattacieli di una delle città più densamente popolate del mondo. A New York, la poiana dalla coda rossa ha imparato a ghermire i piccioni al volo. Questi rapaci non solo sopravvivono, prosperano. Ma altrove, la drastica diminuzione degli spazi naturali pone nuovi problemi e drammatiche sfide. Purtroppo non hanno più migliaia di anni per evolversi, neanche centinaia. Il tempo stringe. Eppure i rapaci sono sopravvissuti per 60 milioni di anni, dimostrando più volte la loro fantastica capacità di affrontare le sfide poste dall'evoluzione dell'ambiente, di smentire il calcolo delle probabilità e, forse da ultimo, di sopravvivere anche a noi.